Una puntata diversa di Polifemo, completamente diversa dalle altre. Siamo qui infatti a Palermo, in via D'Amelio, proprio il luogo preciso in cui quel maledetto 19 luglio il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta perdevano la vita. Un'autobomba carica di tritolo spezzava le loro vite. Proprio qui, dove questo palazzo, ora completamente ricostruito e all'epoca sventrato, ecco, da questo punto noi vogliamo parlare di legalità, vogliamo rendere omaggio a questa bellissima iniziativa, a questa splendida tre giorni, 17, 18 e 19 luglio, con un titolo significativo: la responsabilità della memoria insieme contro la mafia. Ecco, qui sono presenti una serie di stand tematici in cui si raccolgono le testimonianze delle vittime di mafia, dei familiari di coloro i quali hanno perso dei congiunti per mano di una mafia assassina, ma anche tanti educatori di strada, tanti ragazzi che vogliono dare il loro contributo per una società diversa. Vedete, negli ultimi giorni ci sono stati episodi raccapriccianti, la decapitazione del busto di Falcone nel quartiere Zen. Beh, questa risposta da parte dei più giovani, dei ragazzi, degli scout è significativa, a dimostrare che alla fine il bene trionfa sul male. E voglio concludere questa mia premessa con alcune parole, una domanda che il collega Luigi Perollo, giornalista e capo scout, rivolse a Borsellino: dottore, ma noi scout cosa possiamo fare contro la mafia? E il giudice sgranò di poco gli occhi e con la voce più roca del solito rispose, con l'espressione di chi sta per dire un'ovvietà: noi arrestiamo i padri, voi educate i figli. Il succo, il significato pregnante sta proprio in questa espressione: voi educate i figli. L'importanza dell'educazione, l'importanza della formazione nell'ottica della cultura della legalità. Parlavamo dell'importanza della legalità, della formazione alla legalità, l'importanza di educare le nuove leve. Non è semplice in una società in cui ci sono varie tentazioni e varie deviazioni. Ne parliamo con Nicola, che è appunto capo scout di Castelvetrano. Questa funzione, questa missione di trasmettere i valori della legalità. Assolutamente sì, noi ci proviamo ogni giorno, sia praticamente con i nostri ragazzi, sia a scuola. Viene da Trapani. Provincia di Trapani, con i nostri ragazzi, facendo continuamente attività sulla legalità, improntate sulla legalità, ogni giorno. Anzi, quest'anno proprio abbiamo fatto molte attività improntate su questo, sia campi, sia campi scout che altre attività durante praticamente tutto l'anno, l'intero anno di quest'anno, appunto 2017. I ragazzi recepiscono? Molto, molto, sono ottimi recettori, soprattutto i più piccoli recepiscono subito questo tipo di legalità. Dal produttore di legalità al consumatore, sì. Alessio, 18 anni, molto vivace, molto sveglio, lo avete visto prima che salutava davanti alla telecamera, beh, ora non si scherza. Cosa vuoi dire in questa giornata? Come ti senti? Cosa vuoi trasmettere agli altri? Allora, voglio trasmettere che questa giornata è appunto una giornata molto importante per la ricorrenza di Borsellino e Falcone. E credo che la legalità al mondo sia una cosa molto importante e che deve persistere in tutti questi anni e deve continuare a esistere, e appunto che noi dobbiamo sconfiggere la mafia. Io sono un capo scout e noi viviamo quotidianamente questa realtà, perché i ragazzi sono immersi giustamente in scuola, famiglia, amici e raccontano sempre qualche episodio che magari a loro sembra quasi nella normalità, ma purtroppo sono, come diceva lei, già i piccoli segnali di un qualcosa di malato, e speriamo di veicolare sempre messaggi positivi che poi loro a loro volta possano comunque far passare. Credo che lo scoutismo sia proprio questo, testimoniare noi capi ai piccoli e i piccoli agli altri a volte. Stiamo cercando di parlare di legalità a tutto tondo, considerando i vari ambiti, le varie prospettive, le varie sfaccettature.
settore per settore nei limiti del possibile, e vogliamo incontrare anche le categorie produttive, il mondo della piccola e media impresa. Siamo con Maurizio Pucceri, che è presidente di Casa Artigiani Palermo. Maurizio Pucceri, parliamo di legalità, ma ovviamente le imprese, chi vive la quotidianità, chi deve portare il pane a casa per sé, per la propria impresa e quindi per i propri dipendenti, molto spesso, troppo spesso, si imbatte in fenomeni criminosi di sopraffazione, il racket. Purtroppo Palermo ha vissuto e vive momenti drammatici, così come questi momenti vengono vissuti in varie parti d'Italia. L'antidoto per sradicare queste radici che si infiltrano nel tessuto connettivo, nel tessuto economico produttivo e lo ammorbano? Ma prima bisogna ricordare che sia con la morte di Falcone sia successivamente con quella del Borsellino molte cose in questa terra sono cambiate, ma non solo nel semplice cittadino, ma anche alle imprese che venivano oppresse sistematicamente da quello che è il cosiddetto pizzo, sia sugli appalti sia sull'apertura dei negozi. Noi dopo come organizzazione di categorie, quindi come associazione, abbiamo inserito all'interno del nostro statuto un codice etico. Questo codice etico naturalmente ci impone l'espulsione delle imprese che non denunciano e che automaticamente vengono espulse dalla nostra associazione. Naturalmente quello che è l'antidoto di queste cose si è visto negli anni, cioè quello di denunciare. Diciamo anche alle imprese, ancora anche da questa emittente, denunciamo, signori, quelli che intendono estorcere denaro, quelli che minacciano lo sviluppo dell'imprenditoria, perché d'altronde tenete conto che se noi andiamo dietro a queste situazioni si blocca quello che è lo sviluppo economico di questa terra. Ma non solo di questa terra, io parlo anche dell'intero meridione, perché ognuno ha il suo dramma, che si chiami qua mafia in Sicilia, che si chiami indrangheta in Calabria, che si chiami Sacra Corona Unita in Puglia. Dico, signori miei, anche agli imprenditori di quelle regioni, e li invito soprattutto a denunciare se ricevono estorsione, perché il Sud così solo si potrà svegliare ed essere quel paese meraviglioso, quelle regioni meravigliose che ognuno di noi pensa e che forse ancora tuttora non lo sono. Dalle sue parole però traspariva una speranza, ci diceva infatti. Dopo le stragi di mafia, a livello proprio di forma mentis, come cultura della denuncia, qualcosa è cambiato, cioè la gente non è stanca di subire, no? Di vedere la malavita impunita, e allora fa sentire la propria voce, ed è significativo che proprio in questo luogo dove 25 anni fa Borsellino ha perso la vita ci siano tanti ragazzi che non piegano la testa e che si espongono e che ci mettono la faccia. Sì, questo si mette in dubbio che è un dato importante, vedere tutti questi giovani che ancora a 25 anni dalla morte di Borsellino sono qua a commemorarne la sua morte. Come dicevo, molte cose sono cambiate e tante cose devono ancora cambiare per quanto riguarda la mafia. Cioè cercare di stabilire la legalità. Io dico che spesso e volentieri quando si parla di legalità si intende soltanto da un punto di vista criminale, però dobbiamo cercare la legalità e anche il rispetto delle istituzioni, il rispetto delle regole che le stesse istituzioni sia che devono rispettare che li devono fare rispettare, perché da questo cominciamo a dare quello che è un esempio di legalità ai tanti giovani che sono oggi in questa piazza. Il vero dramma è quando la cultura mafiosa si infiltra nelle istituzioni, si annida nelle istituzioni. È la mafia più pesante, perché è la mafia istituzionalizzata. Guardi, dobbiamo partire da un concetto. Io, se posso esprimere un mio pensiero personale,
dico che i veri mafiosi forse non sono coloro che hanno, e mi dispiace doverlo dire, che hanno effettuato quel vile attentato. I veri mafiosi forse bisogna trovarli altrove, e là forse... Quelli magari erano dei semplici esecutori. Io parto da un concetto, una volta ho sentito dire che anche la mafia è uno Stato, e quindi di conseguenza è come tutta un'organizzazione statale, c'è i politici che comandano, i politici mafiosi intendo, no? L'esercito organizzato con i suoi generali, i suoi colonnelli e i suoi soldati. Quindi i soldati hanno effettuato l'attentato, ma i veri mafiosi, cioè i politici della mafia, io penso che ancora sono coloro che hanno anche partecipato ai funerali di queste due persone. Dottoressa Borsellino, un momento particolare, il ricordo di suo fratello a 25 anni dalla scomparsa, affinché quel sacrificio non sia stato inutile. È bello vedere tanti giovani, tanti ragazzi, la cultura della legalità deve sovrastare quella della sopraffazione. Perché quel sacrificio non sia stato inutile non lo dobbiamo ricordare solo una volta e tantomeno solo nel 25esimo, lo dobbiamo fare vivere ogni giorno, e questi ragazzi sono proprio la dimostrazione di questo. Loro sono giovani, vivono intensamente la vita e la vivono tutti i giorni, non una volta l'anno. E allora sono i più adatti a testimoniare della vita di Paolo. La riflessione che facevamo, la mafia non è solo quella che uccide, è quella, ma è grave la mafia istituzionalizzata, quella che ammorba le istituzioni, quella che ammorba anche lo Stato in talune circostanze. Anche perché istituzioni e Stato sono quelle cose che dovrebbero darci sicurezza, quelle di cui fidarsi, quelle che ci dovrebbero permettere di guardare avanti con fiducia. Se sono loro i primi addirittura a fare patti con la mafia, insomma, forse dobbiamo ripensare qualche cosa. Altro stand, il numero uno, quello dei laboratori creativi. I bambini danno libero sfogo alla propria vis artistica, alla propria vis espressiva, creativa, ovviamente con dei temi inerenti alla legalità, inerenti alla cultura della legalità. Siamo con alcuni educatori, anzi alcune educatrici, con chi? Volontari, vabbè. Volontari che educano, il rapporto che si ha con i più piccoli, perché poi molte volte forse i più piccoli attraverso certi disegni, certe immagini ci stupiscono davvero, danno dei messaggi che noi adulti spesso non pensiamo neanche. Ma i più piccoli sono qui a testimoniare che non stiamo solo recuperando la memoria, ma stiamo dando voce a queste persone che hanno dato la vita perché loro potessero essere più liberi, e quindi loro sono partiti da questi principi: fresco, profumo di libertà. A partire da queste suggestioni hanno realizzato il maxi libro che andrà ad essere esposto nella sezione ragazzi del centro studi Paolo Borsellino. Un'altra volontaria. Fresco profumo di libertà è proprio una delle frasi più note contenute in un discorso di Borsellino, che fa anche da sfondo al centro studi e alla Bibliolava, e partendo da questi simboli ci sorprendono sempre proprio perché restituiscono davvero tanto in maniera autonoma, ecco. Vogliamo provare a far parlare qualcuno di loro? Beh, ragazzi, un po', vi chiamo ragazzi non bambini, un po' di coraggio, perché voi siete degli artisti, ormai sfidate chiunque. E allora, tu che c'hai un volto sorridente, birichino, cosa ti piace disegnare, cosa ti piace rappresentare? Tutto, diciamo. Tutto. Dite qualcosa, quello che volete. Anche a me piace disegnare, rappresentare tutto, però io preferisco farlo dipingendo sulle tele. Una pittrice, una... Oppure anche usando materiale del riciclo per creare qualcosa, tipo giocattoli. E questo paffutello qui? A me piace disegnare tutto quello che la mia fantasia mi dice di fare. A me non importa i disegni, io posso disegnare ovunque, basta che mi sfogo. Vedete, è bello, è significativo vedere questa maturità dei bambini. Forse 30-40 anni fa non avremmo mai immaginato un'evoluzione del genere.
stiamo seminando, è la missione più importante. Siamo vicini all'albero, diceva Bruno Munari che l'albero è l'esplosione lentissima di un seme, e noi ci auguriamo che questi bambini siano semi che esploderanno in alberi forti, solidi, messaggio positivo. Ancora altre esperienze, ancora altre testimonianze, tutto questo dopo la pubblicità. È davvero toccante, significativo imbattersi in persone che hanno perso dei familiari a causa della mafia, persone che non possono più vedere i propri congiunti perché una mafia assassina ha ritenuto più comodo sopprimerli. È il caso di Massimo Sole, che ha perso il fratello. Ci racconti brevemente la vicenda che lei ha vissuto, che ha comportato la perdita della vita di suo fratello, e lo spirito, che lo stato d'animo che lei prova qui questa sera. Lo stato d'animo chiaramente è molto toccante, che vedere questa partecipazione di tutti questi ragazzi a 25 anni di distanza ci fa capire realmente ancora quanto lavoro bisogna fare e l'impegno che bisogna mettere. Mio fratello si chiamava Gian Matteo Sole ed è stato barbaramente rapito dalla mafia e giustiziato perché si teneva di un ritorno della vecchia mafia palermitana. In che anno accadde? Il 22 marzo del 1995. È stato rapito perché volevano sapere i corleonesi il motivo perché c'era questa vecchia mafia che stava per ritornare. Suo fratello che attività svolgeva? Mio fratello non aveva un'attività, era solamente un geometra e nulla di tutto questo. È stato rapito perché mia sorella era fidanzata in una comitiva, stava un ragazzo che non sapevamo chi era, non sapevamo niente, poi abbiamo scoperto che era il figlio di un vecchio boss palermitano, quindi avevano rapito proprio mio fratello per sapere cosa si stesse organizzando. Ma in realtà gli stessi mafiosi, i due pentiti, parlarono poi della morte di mio fratello dicendo che in realtà non c'entrava niente, era stata presa una vittimella e che avevano preso un grosso abbaglio, però oramai l'avevano rapito ed è stato torturato, ucciso e poi è stato ritrovato a Villa Grazia di Carini l'indomani mattina all'interno di un cofano di una Fiat Croma bruciata. E dico, sono passati 22 anni dalla morte di Gian Matteo e non è stato mai ricordato, mai niente, perché in realtà il dolore anche ad oggi a distanza di 22 anni è veramente grande. E mi sono sentito di fare qualcosa perché da tutte le associazioni che si sono avvicinate alla mia famiglia, quale Agenda Rossa, Libera, tutte le varie associazioni, Cittadinanza per la Magistratura, frequentando anche questi ambienti dell'antimafia, è giusto che i cosiddetti invisibili, sì, perché Gian Matteo è un invisibile perché non era un uomo dello Stato, non era un uomo delle forze dell'ordine, non era un magistrato, ma solamente una persona normale, e a chiunque poteva succedere quello che è successo lui. Stiamo portando avanti quindi questo progetto degli invisibili, ricordare tutti coloro che non erano i nomi importanti, ma attenzione, grazie ai nomi importanti oggi noi siamo forse tra i pochi a sapere la verità su quello che è successo su Gian Matteo, e stiamo portando anche avanti un altro progetto importante dei 108 bambini, perché non è vero che la mafia non uccide bambini e non uccide delle donne, ne sono stati uccisi ben 108. La promotrice di uno di questi progetti è la signora Graziella Accetta, la mamma del piccolo Claudio Domino, giustiziato nel 1982 in via San Lorenzo, a San Lorenzo, in un quartiere di Palermo, un quartiere sempre molto caldo da un punto di vista proprio mafioso della criminalità organizzata. Giuseppe Schena, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. L'importanza del terzo settore in queste iniziative, innanzitutto a difesa, a presidio della legalità, una responsabilità enorme quella del terzo settore. Certamente sì, intanto grazie per considerare la Fondazione un soggetto del terzo settore, non è scontato, anche per noi sono trascorsi 25 anni dal momento fondativo, ma ancora veniamo confusi come appendici di banche o soggetti della finanza, invece no, le fondazioni sono parte del terzo settore.
E il terzo settore è decisivo per quello che può offrire, per le opportunità, per le possibilità, per la diffusione insomma, della cultura della legalità, ma è decisivo anche per attrarre risorse buone, economiche, strumentali, umane, da mettere al servizio di un'agenzia educativa così importante come il Centro Studi Paolo Borsellino, che ha questa missione nel panorama di tutti i soggetti che si occupano di contrastare le criminalità organizzate e di occupano di legalità, l'educazione. Quindi lavorare in modo pedagogico con i ragazzi piccoli nelle scuole per promuovere cultura della legalità. Come spesso dice Rita, non una legalità fine a se stessa, ma finalizzata alla giustizia sociale. E una fondazione bancaria del nord del paese non fa un'azione di liberalità, eh? Noi non siamo benefattori, noi siamo fortemente interessati, compriamo quel patrimonio che il Centro Studi ha perché nelle nostre terre c'è assoluto bisogno di questo. Ed è bello vedere l'Italia unita dal centro nord al profondo sud. Io spero che quest'Italia insomma si unisca anche per altre questioni e non unita dal fatto che il tema della criminalità organizzata non è una questione locale o regionale, ma che interessa l'intero paese. Però è così, questo può essere uno degli elementi di unione di cui questo paese ha bisogno. Vincenzo Agostino nel 1989 e la consorte signora Augusta nel 1989 persero il proprio figliolo, poliziotto ucciso dalla mafia, perse la vita anche la moglie e il bambino che la povera donna aveva in grembo. Sono passati tanti anni da quel maledetto 1989. La forza di due genitori che credono nella legalità, che fanno sì che quella esperienza triste, drammatica, tragica sia un seme che è marcito nel terreno per germogliare, per far germogliare la legalità, l'educazione alla legalità. Sì, quel seme oggi è testimone. Testimone qui, come voi vedete, questi ragazzi che vengono da ovunque parte d'Italia per ricordare domani, purtroppo, ci sono 25 anni della strage di Borsellino, Walter Molino, Emanuele Loie, Agostino Catalano e Walter Cusino, mi sembra che l'ho detto, Emanuele Loie e le mule. Quattro ragazze che hanno indossato la divisa per servire lo Stato e per essere gli angeli custodi di Paolo. L'hanno ascoltato qui, in questo luogo. Domani sono 25 anni. E 25 anni quando uno si sposa va in nozze d'argento. Domani ci sarà, credo, qualche nastro d'argento, non per ricordare, perché loro sono qui con noi, perché hanno germogliato, vede, ne hanno ucciso qua 5, 6, 10, 20, guarda quanto centinaia ci sono che sono nati di quelle stragi. Noi diciamo oggi: lo Stato corrotto deve andare a casa, lo Stato che non c'è, questi ragazzi lo devono comporre loro, sta a loro la scelta di queste germoglie che si sono create, sta a loro costruire lo Stato nuovo, uno Stato di legalità, uno Stato di gioia. Un momento difficile, è una parola forse impronunciabile, difficilissima persino da ipotizzare, ma può esistere un perdono? Il perdono noi non lo possiamo fare, perché noi non abbiamo avuto la delega di perdonare
chi ha ucciso i nostri cari, perché i nostri cari questa delega non ce l'hanno lasciata, non hanno avuto il tempo di lasciare questa delega, quindi noi non siamo autorizzati di perdonarli. Nell'incontro in questo gazebo il tema trattato, il titolo dell'incontro è stato la verità per un bambino mai nato, quest'anima incosciente, questo nascituro che non ha avuto la possibilità neanche di vedere la luce. È incredibile, è un dolore nel dolore. Sì. Questo bambino non è mai nato. Io ringrazio qui, che forse sarà mezzo noi, un professore. Ho fatto una piccola testimonianza e questo professore mi ha mandato su internet una poesia. Questa poesia io desidero che lei la facciamo leggere qui presente a qualche ragazzo o a qualche ragazza. È una poesia che anche il bambino vuole sapere il perché, che non è mai nato e perché l'hanno ucciso. Ti prego gentilmente, non ho la forza di leggerlo, leggela tu. Eccolo qua, la bambina che praticamente legge la poesia che mi hanno dedicato a noi. Prego. Prego. Io sono un bambino, l'innominato. Partiamo dal titolo. Ok, senza nome, io non dimentico. Io sono un bambino, l'innominato, il figlio di Nino. Non sono mai nato. Ida, mia madre, nel grembo mi portava e insieme a mio padre qualcuno ci trucidava. A Villa Grazia non sono stati carini, ma nella disgrazia siamo stati vicini. Non so il motivo della nostra uccisione, ma di un borsone sentivo parlare a profusione. Ed una strage schivata per un pronto intervento di una vita salvata che causò risentimento. Sento anche parlare un nonno, barbuto, che continua a lottare, non ha mai creduto. Parla sempre d'amore, verità e giustizia, ma avverto il dolore e la profonda mestizia. Non ho mai conosciuto i nonni e i genitori, ma ho sempre saputo che sono i migliori, perché hanno lottato con ragione e sentimento per un nuovo Stato senza mafia né tormento. Pochi mesi ho vissuto dentro il ventre materno e da quel delitto compiuto tutto sembra eterno. Tutto è confuso, il silenzio è calato, poiché tutto è alluso per il segreto di Stato. Ma sapete una cosa, anch'io voglio capire, perché la gente dispettosa mi ha impedito di sentire le parole e l'affetto di chi mi ha fatto generato, di sentirmi protetto, con un corpo ben formato. Anche io voglio sapere chi ci ha ammazzato impedendomi di godere dell'amore agognato. Signora, per concludere, una mamma si sarà domandata tante volte perché? Mi sono domandata tante volte il perché. Io spero nella giustizia. Mio figlio apparteneva allo Stato, mio figlio apparteneva allo Stato e allo Stato io chiedo giustizia. Non possono ferirmi ancora. Una mamma deve sapere, perché io questo figlio lo amavo e non lo vedo più da 28 anni. A me la giustizia mi tocca, la chiedo con forza e con dignità, ma se non mi danno giustizia calpestano la mia dignità di donna. Giustizia per Nina e Ida. Per concludere davvero, signor Agostino, lo Stato in molte vicende ha preferito mantenere dei segreti, non è stato trasparente, non lo è tuttora. Tante stragi impunite, o meglio, stragi in cui si sanno certi fatti, ma non si vuole che questi fatti vedano la luce, perché sennò troppi interessi verrebbero compromessi, troppi scheletri uscirebbero dalle tombe. Sì, noi vogliamo che questi scheletri devono uscire dagli armadi. Questi scheletri non possono essere più conservati in eterno. Questi scheletri devono essere fuori. E devono essere fuori, che questi bambini che voi hanno germogliato vogliono sapere la verità. Lo vogliono sapere loro. Lo vuole l'intera Italia sapere, le stragi che non sono state soltanto mafiose. C'è lo zampino dello Stato.
lo zampino degli uomini corrotti che c'erano allora. E questi uomini corrotti che c'erano allora debbono pagare se sono ancora in vita. Se non sono in vita, uno Stato giusto, uno Stato di diritto non devono essere campate ancora da noi dei cittadini, non solo che sono state corrotte, che si sono arricchite attraverso il tradimento nei confronti dei loro colleghi, nei confronti di chi voleva legalità e giustizia. E quindi noi vogliamo questa legalità e giustizia e vogliamo che questi uomini devono pagare, ecco perché non possiamo perdonare noi. Ma si può combattere la mafia anche con l'arte, attraverso la rappresentazione teatrale, attraverso la musica, si possono lanciare e si stanno lanciando messaggi assai significativi. I ragazzi della Lapa e siamo qua raccontati di storie che parlano della nostra bella Sicilia, tutto un tessuto d'aranci e ciuri, e Bruglia ci vanno a cantare mentre i sirini ci fanno l'amore. Don Ciotti, nel suo intervento lei ha evidenziato il fatto che il 70% delle uccisioni di mafia non hanno ancora ricevuto giustizia. La giustizia non ha consegnato ai familiari l'autore del misfatto. Uno Stato che vede non vede. Lo continuiamo a dire da tempo che c'è bisogno di verità e solo con la verità si riesce a costruire della giustizia. E allora l'eredità che Paolo ci ha lasciato e con lui tanti altri che hanno speso la vita proprio per la democrazia e la libertà del nostro paese, l'eredità è questo bisogno di verità, di responsabilità, di impegno. Un paese che si professa civile non è possibile. C'è solo una strage in Italia che si conosce la verità, è quella di Piazza della Loggia di Brescia. Delle altre stragi non si conosce la verità. Il 70% dei familiari ne conosce o solo una parte o non conosce la verità. E allora questa è l'eredità, che anche questi ragazzi abbiamo bisogno di verità, solo così ci può essere giustizia. Il vento sembra essere cambiato, ma gli accadimenti degli ultimi giorni, quel busto con la testa di Falcone decapitata, può essere un allarme di un male che non è stato completamente estirpato, debellato, un cancro, un male metastatizzato? Devo dire che quest'anno in tutta Italia è avvenuta la stessa cosa. Certamente Giovanni Falcone allo Zen ha fatto molta risonanza ed è molto importante tutto questo, ma poco fa in provincia di Agrigente a Livatino è stato oltraggiato il monumento, a Petiglia quella di Lea Garofalo, a Catania, a Napoli, a Salerno, in questi mesi in tutta Italia sono stati oltraggiati. Loro sono vivi, non sono morti, e perché sono vivi attraverso l'impegno, la memoria vera, la responsabilità di tante persone che disturbano. Salvatore Borsellino, ciclo staffetta itinerante, l'agenda ritrovata, partiti da Milano e giunti qui, un significato profondo, il ciclista che pedala e supera le avversità, il rigore del tempo, il caldo, un impegno a non mollare, con un urlo significativo della folla, della gente che pretende giustizia, resistenza. Sì, in effetti siamo partiti, non solo siamo da Milano, ma siamo partiti da Ivrea, perché simbolicamente abbiamo voluto riportare quella gente che è stata sottratta alla macchina ancora in fiamme di Paolo Borsellino, e l'abbiamo voluto fare in maniera
con la bicicletta, che è una metafora della fatica, dell'impegno che sono necessari purtroppo in questo nostro disgraziato paese per avere giustizia e verità. Da 25 anni, sono passati 25 anni e ancora non c'è né giustizia né verità. Ci sono stati dei depistaggi che come dei macigni sono stati messi sulla strada della giustizia e della verità. Noi facendo tutto questo in bicicletta abbiamo voluto proprio fare una metafora dell'impegno e della forza, della costanza che serve in questo nostro paese per cercare verità e giustizia, e per questo il nostro grido è resistenza, perché dobbiamo resistere contro tutti i depistaggi, contro tutti i segreti di Stato, contro tutti gli occultamenti delle verità. Noi continueremo a resistere. Graziella Domino perse un figlio, un ragazzo di 11 anni, ucciso dalla mafia. In che anno accadde? 86. Anche se ovviamente i ricordi saranno terribili, brevissimamente ci racconti, a beneficio di chi non lo sa, quella storia e capire perché ancora giustizia non è stata fatta. Ancora non abbiamo avuto giustizia dopo 30 anni e non sappiamo nulla. Si pensa che il bambino abbia potuto vedere qualche cosa, si pensa che sia legato ad uno spaccio di droga, si pensa che sia legato al maxi processo che fu quello fatto ai primi mafiosi a Palermo, il primo grande maxi processo. Una mafia che non risparmia nessuno, la vita è sacra a qualunque età, ci mancherebbe. Ma un'anima innocente di 11 anni, senza scrupoli, senza misericordia, senza pietà, senza coscienza. Ma non è la prima, non è il primo, Claudio, perché ci sono 108 bambini uccisi dalla mafia. Quindi non è vero che la mafia ha un codice d'onore, perché ci sono appunto 108 bambini, la più piccola 53 giorni, il più grande 17 anni, perché poi si diventa maggiorenni e non si fa più parte dei minorenni. Però la mafia non è vero che non uccide donne, uomini, bambini, preti, uccide tutti, chiunque intracci i propri interessi. Noi stiamo portando avanti con Rosanna Melilli, Agenda Rossa e la Scuola Borgese, questo progetto che ora Rosanna vi spiegherà, che è la coordinatrice di Agenda Rossa, è il progetto dei 108 piccoli uccisi dalla mafia. Ecco, ci illustri questo progetto, questa agenda dei misteri. Allora, il progetto di cui parlava poco fa Graziella Domino riguarda i bambini, sono i 108 bambini, è un progetto fatto con la scuola di cui io sono insegnante, che è la Borgese 27 maggio di Palermo. I ragazzi hanno studiato le storie di questi bambini, le hanno raccontate, le hanno vissute attraverso il racconto dei familiari, e poi il lavoro che hanno prodotto verrà documentato all'interno di un portale che verrà presentato il 7 ottobre qua a Palermo, e speriamo che si arricchisca di tante altre storie di Palermo. In particolare poi io sono la coordinatrice del movimento Agende Rosse, e domani noi qua commemoreremo, veramente domani abbiamo inizialmente di mattina faremo la famosa chianata a Monte Pellegrino. Da dove pare che fu azionato il dispositivo per far saltare, fu dato l'ordine, mi pare, sull'autobomba che costò la vita a Borsellino e alla sua scorta. Allora, quelle di cui lei parla sono le prime dichiarazioni che vennero fatte, le prime ipotesi, mi scusi, che vennero fatte. Oggi sappiamo di certo che da lì sono partite delle telefonate tenevano sotto controllo il telefono della sorella di Paolo Borsellino, perché là dentro sicuramente è partita la telefonata che ha indicato che il giudice si stava spostando da Villa Grazia per giungere a Villa Amelio e prendere sua sorella. Quindi noi andiamo lì per rappresentare la nostra ricerca di verità e giustizia, ricerca che facciamo periodicamente tutto l'anno.
Sindaco, è davvero bello vedere tanta gente in piazza, soprattutto tanti giovani, una risposta netta e ferma ad ogni fenomeno mafioso. Certo, gli accadimenti degli ultimi giorni, la decapitazione del busto di Falcone, ci amareggiano e ci preoccupano, ma forse la risposta di tanti giovani è in grado di sopprimere la recrudescenza di certe riprese pericolose. Ma io credo che la condanna nei confronti di alcuni gesti barbari, di alcuni gesti incivili, si deve accompagnare alla consapevolezza di una città che è cambiata, rispetto alla quale appare il nervosismo di chi non si rassegna a comprendere che la città è cambiata. La città è cambiata per l'amore dei palermitani per questa città, e ricordare Paolo Borsellino e agenti di scorta, e ricordare persone che questa città l'hanno amata. E io credo che oggi Palermo è ben diversa da quella che era 25 anni fa, resta ancora una ferita. La ferita è la non conoscenza di verità e giustizia sulla terribile strage di Via D'Amelio, e restano i silenzi, restano i processi ripetuti, i finti pentiti, una sensazione sconfortante che fa pensare a una sorta di trattativa strisciante che impedisce di colpire, come se ci fosse una sorta di principio di sostenibilità giudiziaria. Si può colpire ma fino a un certo livello, non oltre un certo livello. Io credo che ricordare Paolo Borsellino è anche ricordare il suo amore per la giustizia e il suo amore per Palermo. L'amore per Palermo lo confermiamo dicendo: Paolo, la città è cambiata, ma dicendo anche al tempo stesso al magistrato Borsellino, che è morto per la legalità dei diritti di tutti e di ciascuno, che non smetteremo di chiedere giustizia e verità per quello che è accaduto. La politica e la mafia, un binomio che va scisso senza se e senza ma. Ma siamo in una città della quale non c'era la mafia governava, la mafia aveva il volto dello Stato, e chi combatteva e contrastava la mafia nei diversi palazzi aveva i propri avversari non di fronte ma accanto e dietro negli stessi palazzi. È stata la sorte del cardinale Pappalardo, osteggiato negli stessi palazzi della Chiesa Cattolica, dei magistrati Falcone e Borsellino, osteggiati negli stessi palazzi di giustizia, così come dei poliziotti osteggiati in questura piuttosto che dei carabinieri o dei giornalisti proprio osteggiati dai loro colleghi, che li consideravano eversivi e rivoluzionari perché 25 anni fa la mafia aveva il volto dello Stato, lo Stato il volto della mafia. Oggi la mafia non governa Palermo, c'è, certamente c'è, dobbiamo combatterla, ma è certamente diverso combattere un fenomeno che sta nella città rispetto a combattere un fenomeno che governa la città. Sua Eccellenza, l'impegno cristiano, la testimonianza cristiana che si realizza, si manifesta nella lotta contro l'illegalità, contro le mafie, dare giustizia a chi ha sete di giustizia per invertire una rotta pericolosissima che ha prodotto sin troppe morti innocenti. Questo significa riandare al cuore del Vangelo, ma soprattutto significa riandare al cuore della vita degli uomini. La vita degli uomini è segnata dal male e soprattutto da quel male che si concentra in strutture di peccato, come sono d'altra parte strutture di peccato le tante mafie. E dunque ancora una volta il Vangelo abbraccia l'umano e l'umano può trovare nel Vangelo una grande potenza. Dare la vita per altri, perché altri siano riscattati dal male. Penso che oggi il messaggio dopo 25 anni di quel sacrificio sia chiaro, sia evidente, e penso che i tanti giovani che stasera sono qui a Via D'Amelio sia il segno di come realmente il Vangelo abbia oggi molto da dire, e come oggi la carne degli uomini sia realmente un appello per tutti gli uomini, ma in particolare per i cristiani. Sua Eccellenza, si apre poi un'altra problematica pesante, quella del perdono. Il messaggio cristiano dice di perdonare, però il perdono è un percorso in salita che deve fermentare, deve sedimentarsi, deve maturare. Questo senza dubbio. Se mi permette, vorrei attingere anche alla sapienza della Bibbia, che ha un libro, il libro dei Salmi. E i Salmi sono tutti sentimenti umani portati al cospetto di Dio, perché la preghiera non sono formule ma è la vita presentata a Dio, e tra i Salmi ci sono anche quelli di imprecazione. È chiaro che
certe vicende che imprimono nella vita una grande sofferenza hanno bisogno di essere elaborate, però è lì la potenza della fede, perché la fede ci pone dinanzi a un Dio che ha la capacità, come ha fatto lui d'altra parte, ha la capacità di farci elaborare anche noi le conseguenze della violenza umana nella vita di chi noi vogliamo bene. Per concludere, l'importanza della formazione, della scuola, proprio nell'ottica di una cultura della legalità, la crescita delle nuove leve formate e informate a certi principi. Beh, senza dubbio, un evento come quello di stasera intanto ci dice che c'è formazione, c'è educazione, ma anche una grande valenza educativa, formativa, ed è l'augurio che io vorrei realmente rivolgere da questo, direi, da questo luogo così significativo, che un dire un grazie a quanti si fanno interpellare da questi esempi meravigliosi, ma un grazie perché da ognuno di noi stasera parte un grande messaggio educativo in ordine alla legalità, ma soprattutto in ordine a pensare la vita in dimensione di dono di sé, perché altri vengano riscattati dal male. Termina qui la parte relativa alla responsabilità della memoria insieme contro la mafia, la tre giorni che abbiamo vissuto a Palermo. Ora un'altra parte, un altro speciale di Polifemo dedicato appunto alla protesta di USB Taranto in quel di Roma. Tutto questo dopo la pubblicità.